Ma di noi alcuni raggiungeranno da qui gli africani assetati, altri arriveranno in Scizia, al torbido Asse, e ai britanni del tutto fuori dal mondo. Accadrà mai che da qui a lungo tempo io possa rivedere e ammirare i confini patri e il tetto della povera capanna costruita in zolle dopo qualche stagione il mio regno? Un empio soldato possiederà questi campi, così ben coltivati, un barbaro queste emessi. Ecco fino a quel punto la discordia ha trascinato gli sventurati cittadini. Per costoro noi abbiamo seminato i campi. Innesta ora, Melibeo Iperi, disponi a infilare le viti. Avanti, mio gregge, un tempo felice. Avanti, caprette. D'ora in poi io non vi vedrò più, sdraiato in un verde antro, pendere di lontano da una rupe coperta di rovi. Non canterò più canzoni, e non più con me pastore, caprette, brucherete il trifoglio fiorito e il salice amaro. Ci divisero in due gruppi, l'uno diretto in Ungheria, l'altro in Germania. Io fui assegnato al secondo, ma riuscii a farmi spostare nel primo. La deportazione era sinonimo di cinismo, poiché l'impazienza dei tedeschi non poteva far altro che degenerare in ulteriori crudeltà nei nostri confronti. Chi sarebbe caduto, sfinito per il lungo viaggio, poteva star certo di essere assassinato. Un colpo in fronte, qualche sadica battuta e via. Il viaggio doveva continuare. L'umanità, o più semplicemente la pietà, erano viste come debolezze e certo in simili condizioni, qualora si fossero presentate, avrebbero assunto la consistenza del miracolo. Eppure ero poeta anche allora. E in nome di presunti profetici retaggi, la voce segreta delle muse, vedevo vicina un'epoca a venire in un futuro di redenzione. Io non ci sarei stato. La spiritualità è una realtà conciliante che unisce le individualità a se stesse su un piano superiore, quasi onirico. In quei terribili momenti, sviluppai un forte bisogno di spiritualità che abitualmente riuscivo ad espletare in quella che assai semplicemente era la visione poetica della realtà, ovvero l'assimilazione riflessiva di uno stimolo, un'energia proveniente dal reale. Ma siffatte libertà, perché di libertà religiosa stiamo parlando, non erano concesse in un mondo di orrori. Io mi limitavo a intravederle. Ogni considerazione veniva necessariamente a cadere di fronte alla contingenza corporea, fisica. Non potevamo resistere all'infinito ed era assurdo solamente pensare che ce l'avremmo fatta. Ma il bisogno di sopravvivere annullava i pensieri e portava a procedere costantemente fino allo sfinimento. Fino a quando si poteva andare avanti. Da parte mia, mi ripromisi di resistere, non per me stesso, ma perché lontano sapevo che qualcuno mi aspettava, la mia cara moglie Fanny. Per lei decisi di resistere fino in fondo, sperando continuamente in un miracolo. Ma dall'uomo, degenerato a bestia, il nazista, non potevi aspettarti che un perentorio comando e una pallottola nella tempia. La fine della mia vita non fu niente di particolare, una comune esecuzione alla fine di un'impossibile marcia. Nell'ultimo periodo ero abituata a vedere esecuzioni. Ormai inabile al cammino e respinto da due ospedali, dove per miracolo accadde che mi portassero insieme ad altri prigionieri, fui ucciso vicino ad Abda. Gli aguzzini gettarono i nostri corpi in una fossa comune. 4 giorni prima avevano assassinato il mio amico violinista, Miklos Lorsi.
Io tenevo ancora il mio taccuino segreto, nascosto nell'impermeabile. Consumatasi la mia tragedia, individuale ma universale, era tempo di una nuova umanità. Le mie poesie avrebbero assunto la valenza di una testimonianza e di un monito. Quando il mio corpo fu riesumato, fu ritrovato anche il taccuino con le mie ultime poesie, che nei punti non leggibili per le infiltrazioni d'acqua, furono ricostruite grazie alle trascrizioni che avevo affidato a Sandor Zalai, partito da Bor con il secondo gruppo, quello diretto in Germania, che fu liberato dai partigiani jugoslavi il giorno successivo alla partenza. Nel taccuino avevo anteposto alle poesie una preghiera: riconsegnare questo taccuino, contenente le liriche del poeta ungherese Miklós Radnóti, al professor Gyula Ortutai dell'Università di Budapest. Così si concludeva la storia di un poeta sfortunato. Quando mia moglie Fanny venne ad Abda, colse uno stelo di cotone cresciuto sulla fossa di esecuzione, lo portò con sé e lo fece essiccare. Forse quel fragile stelo poteva essere la mia tomba. Questo pensò la mia cara Fanny, Fanny che avrebbe ricordato ancora per molto tempo la mia ultima partenza da casa, quando le lasciai un componimento senza titolo, che lei nominò Frammento. Avrò vissuto un'epoca su questa terra, dove l'uomo si degradava al punto che senza un ordine ammazzava con piacere, finché fu preda del disorientamento. La sua vita era un nodo di idee forsennate. Avrò vissuto un'epoca su questa terra dove la delazione aveva il suo premio, assassino, criminale o spia era l'eroe, chi era lento all'applauso o chi taceva, come la peste, si tirava addosso l'odio. Avrò vissuto un'epoca su questa terra dove per parlar chiaro ci si nascondeva nella vergogna dello sconforto più nero, e il paese inferociva correndo verso la sua fine, ebro di sangue e d'orrore. Avrò vissuto un'epoca su questa terra dove il figlio esecrava la madre, ogni donna era lieta se abortiva, e un morto putrefatto era l'invidia del vivo con la tazza del veleno in mano. Avrò vissuto un'epoca su questa terra dove il poeta soltanto avrà taciuto, fidando che di nuovo risuonasse, anatema adatto all'epoca, la voce del profeta dal verbo tremendo, Isaia.